Francesco, quando nasce il tuo rapporto di collaborazione con Antonio Latella? Dunque, il mio rapporto con Antonio nasce nel 2007 in occasione del progetto Non Essere, Hamlet's Portraits, un lavoro molto lungo su Amleto, in cui era un lavoro fatto da 10 spettacoli. E uno di questi era il duello, cioè ovvero l'idea era quella di raccontare tutto l'Amleto attraverso le armi, attraverso l'uso di diverse armi, ognuna diversa nell'incontro tra Amleto e un personaggio. E quindi mi chiamò perché sono maestro d'armi, io nasco come maestro d'armi, e costruì questo duello lungo un'ora tra Amleto e tutti gli altri personaggi dell'Amleto, e da lì non abbiamo mai più smesso di collaborare. Il passaggio, per così dire, per te dal dietro le quinte poi al ruolo d'attore, se non ricordo male, è con il Don Chisciotte, giusto? Giusto, giustissimo, sì. Questo accadeva, mi pare, nel periodo in cui Latella ebbe l'esperienza al Teatro Nuovo a Napoli. Esatto, allora lì a Napoli non ero io, era Massimo Bellini. Sì, lì ho fatto il passaggio perché nella ripresa romana Massimo Bellini non era disponibile, e Antonio però cercava una figura simile nel senso come storia, perché io ho cominciato come attore, io ho fatto l'accademia come attore, ho lavorato per qualche anno e poi ho scelto di stare dietro le quinte, appunto. In quell'occasione però non era disponibile Massimo Bellini, e ci siamo guardati un attimo in faccia e Antonio mi disse: perché non lo fai tu, che hai smesso ormai da 9-10 anni di recitare? E io mi sono reso disponibile, perché ad Antonio do tutta la mia fiducia per qualsiasi progetto, e da lì poi è cominciato anche questa traveste da collaboratore anche ad attore con Antonio. E adesso siamo alla terza esperienza. Alla terza con AH e poi dopo anche con Natale in Casa Cupiello, giusto? Esatto, con Natale in Casa Cupiello è stata la terza esperienza, sì. Cioè. E cosa ti ha spinto a interrompere questo digiuno attorale al quale ti eri un po' forzato anche, forse, no? Nel senso, avresti potuto continuarlo, ma forse perché non era arrivata l'occasione giusta, o il rapporto con il regista poi è meno banale di quello che si dice per gli attori? Allora, guarda, io avevo smesso in seguito a una serie di esperienze anche abbastanza importanti, ma che però mi avevano molto deluso, nel senso che io, uscendo dalla scuola, dove comunque ero stato 3 anni a lavorare su me stesso, a fare ricerca, a ricercare quali sono le formule, l'artigianato dell'arte scenica, e poi dopo sono andato a Londra, io ho studiato la scuola di De Croo, poi come maestro d'armi. Dopo queste esperienze qui, in cui appunto era una quotidiana ricerca di 8-9 ore, mi sono trovato a fare l'attore in cui l'aspetto di ricerca era scomparso, mi si chiedeva di dare subito, nel più breve tempo possibile, un prodotto, che questo prodotto somigliasse il più possibile a quello che aveva nella testa prima di conoscermi il regista. E io in questa dimensione non era proprio per me. Io volevo che il teatro per me fosse un mezzo, cioè un mezzo di conoscenza di se stessi, del mondo, degli altri, eccetera. Per cui ho scelto la strada che era più consona a questo, cioè appunto quella dell'insegnamento, quella della ricerca dietro le quinte, quella di un lavoro sul corpo, eccetera. Quando poi invece ho incontrato Antonio, ho sentito che con lui non si sarebbe rotto questo filo, e che quindi potevo ritornare, e che ero sicuro anche che lui, come dire, mi avrebbe usato, uso questa parola nel senso più alto del termine,
per quello che io potevo dare, non per quello che io non potevo dare o che veniva da chissà quale idea astratta, ma solo perché ero io. È un rapporto tanto individuale e per così dire sartoriale, quello che vi ha legato, proprio inteso nel senso di cucire addosso un vestito, perché in fondo AH è un lavoro costruito addosso a te, passando dall'attore post-drammatico invece al quasi performer, no? Esattamente, ma questo più o meno è un lavoro che Antonio più o meno fa sempre con tutti gli attori che incontra, cerca di capirne la specificità profonda di ogni attore per chiedere a quell'attore solo ed esclusivamente quello che può dare senza allontanarsi da se stesso. E in questo caso abbiamo usato tutte quelle che sono, come dire, i miei skills, direbbero gli inglesi, sia quello di maestro d'arti, sia quello di insegnante, perché poi lo spettacolo comincia con una vera e propria, io la chiamo la lezioncina, una Sì. lezione sulla lingua, sulla cabala ebraica, sulla Genesi e sul movimento, appunto, perché anche perché appunto io quello potevo dare, non ho, io credo che il teatro nel senso di recitazione, di lavoro sul personaggio, eccetera, occorra un costante lavoro quotidiano di abitudine, di allenamento, che naturalmente io stando dietro le quinte sicuramente ho perso rispetto a quando ero giovane. Però appunto queste cose invece sono il mio pane quotidiano e su quelle abbiamo lavorato. Quindi tu ti senti per tua stessa ammissione una sorta di attore di una scena decostruita? Decisamente sì. Naturalmente io negli anni sono partito da un interesse per il movimento in generale, poi si è sempre più, come dire, canalizzato verso sempre più nello specifico, sempre più nello specifico che cosa mi interessa a me riguardo all'azione, che cos'è un'azione sulla scena, eccetera. Sì, in questo Antonio con me sa, ormai ci conosciamo appunto da così tanto tempo, quotidianamente lavoriamo insieme, sa che deve usare un linguaggio e che è un linguaggio appunto che in un certo senso evita i canoni del lavoro sul personaggio, ma è un lavoro di uno stare sulla scena e di fare. Non più di questo, che sembra poco, ma sicuramente non lo è. Hai ormai in questa tournée incontrato diversissimi pubblici, no? Come è cambiato AH, come cambia AH in base al pubblico che ha davanti? Cambia? Sì, cambia moltissimo. Ho avuto tante sorprese, tante sorprese, anche in dei luoghi dove sicuramente non mi aspettavo una risposta, un'adesione, diciamo così, più che una risposta, un'adesione del pubblico forte, invece sono stato smentito e colpito in positivo. In altri luoghi dove io credevo di avere un pubblico, come dire, anche intellettualmente preparato, a livello teatrale, abituato, eccetera, invece a volte mi ha un po' deluso, a volte no. È uno spettacolo strano che cerca di andare sulla capacità del pubblico di farsi domande, ma non chiedersi di capire immediatamente quello che sta vedendo, ma di stare al gioco, per quanto a volte è un gioco anche abbastanza duro. Chiede al pubblico questo spettacolo. E questo ho capito con questo spettacolo che non, in questo spettacolo non dipende tanto dall'attore
l'abitudine al teatro, l'abitudine al linguaggio teatrale, a codici di un teatro contemporaneo. Non dipende da questo, ma dipende solo dalla volontà di un pubblico di